Siamo qui per porre l'accento su un protocollo d'intesa che il Comune di Palermo ha firmato con ANI circa materia di sostenibilità, divulgazione e temi come l'economia circolare. Noi siamo totalmente contrari a questo protocollo e lo riteniamo proprio un insulto a questi territori, al territorio siciliano, ma in generale ai territori di tutto il mondo, perché ANI è un'azienda che nel corso dei decenni ha comunque preso parte nei processi di distruzione dei territori, ma anche della vita delle persone che abitano quegli stessi territori. Basta andare a Giala, che a poche ore da Palermo, per rendersi conto di quanto ANI effettivamente abbia influenzato nel peggioramento della qualità della vita delle persone. Il tasso di malformazioni infantili, ad esempio a Giala, è elevatissimo rispetto al resto dei territori siciliani, quindi si parla proprio di un'anomalia che è dovuta all'attività di ANI in quel territorio. E in generale noi riteniamo che ANI non possa essere un soggetto adeguato per parlare di sostenibilità ambientale. Noi sappiamo che i piani di investimento di ANI continuano a inserirsi in una dinamica di combustibili fossili, ovvero ANI non ha l'interesse di decarbonizzare e di cambiare la produzione energetica. E se sono proprio i combustibili fossili, come il gas, che causano le guerre, e dalle guerre poi abbiamo anche il caro vita, diciamo, sono fenomeni interconnessi tra di loro, uno influenza l'altro, ed è proprio ANI che non ha intenzione di decarbonizzare e cambiare la produzione energetica, ci sembra ancora di più un insulto che il Comune affidi a un soggetto del genere determinate tematiche di spessore ecologico. Quindi il 25 marzo tornerete anche in piazza per questo? Esatto, il 25 marzo il corteo appunto inizia alle 9 da Piazza Politeama e termina proprio qua, in quanto è un luogo simbolico per questo protocollo che è stato firmato appunto dall'amministrazione comunale, e noi torneremo qua simbolicamente a bussarvi, a chiedere nuovamente che questo protocollo venga revocato e che effettivamente si affidi a un soggetto che è di sostenibilità e di rispetto dell'ambiente, ne sappia qualcosa e che effettivamente faccia qualcosa anche nelle pratiche economiche.